non si è fatto un tatuaggio per amore? Ogni anno in Italia si tatuano 1.500.000. Parliamo di tatuaggi. Io ne ho ben 7 di tatuaggi. È una moda oppure una cosa estetica? O per semplicemente uno si vuole fare un tatuaggio perché ogni tatuaggio esprime qualcosa, ha un vero significato. Io ringrazio per le immagini che scorreranno durante il video e anche alcuni video, Joe. Joe è di Roma e ha un negozio di tattoo. E per chi è di Roma, eventualmente un domani invito ad andare da lui. Ha anche una pagina Facebook che metterò qui in sovrapposizione. Vi racconterò brevemente qualche accenno di storia del tatuaggio. C'è da sottolineare che ognuno di noi ha delle preferenze su dove tatuarsi. Un tatuaggio può essere davvero tutto: un pensiero, una prova, un credo, un simbolo di alcuni riti di passaggio, un marchio distintivo di un gruppo, un ricordo che non vogliamo cancellare dalla nostra mente e dalla nostra vita. Il tatuaggio è un'arte alla quale ormai è difficile dare un'età precisa. Da quando la razza umana ha avuto la capacità di marcare la pelle, ha preso il via dell'evoluzione, partendo dalle prime metodologie e disegni fino ad arrivare ai dettagli ed ai metodi tecnologici di oggi. Ci sono tante tappe e tanti segreti dietro questo mondo a parte. Gli esperti sono riusciti ad individuarne alcuni nella lontana preistoria. Questa fantastica arte, quindi, risale a migliaia di anni fa. Sono stati trovati dei resti umani con tali marcature risalenti al Neolitico. Sia che sia un tatuaggio piccolo o un grande tatuaggio Maori, è sempre un elemento distintivo del nostro corpo e della nostra personalità. La parola tatuaggio è quella che oggi conosciamo molto bene. Definisce da una vasta gamma di stili e illustrazioni culturali e non, creati in modo da rimanere permanenti all'interno di alcuni strati della nostra pelle. È stata una pratica costante nel corso dei secoli, attuata da diverse civiltà. Un tatuaggio ha sempre avuto vari significati e diverse associazioni in base alla persona che lo indossa. Sostiene che il tatuaggio esista da 12.000 anni prima della nascita di Cristo. Lo scopo di questa marcatura varia da cultura a cultura, così come il suo posto nel corpo e quello sulla linea del tempo. Ma ci sono elementi comuni che prevalgono per quanto riguarda le prove concrete dei primi tatuaggi della storia, che, ad esempio, possono essere trovati in Egitto e sono risalenti al periodo della costruzione delle grandi piramidi, anche se senza dubbio iniziato tutto molto prima. Seguendo la storia per come è stata ricostruita, anche se a tratti, possiamo dire che quando gli egiziani ampliarono il loro impero, l'arte del tatuaggio si diffuse insieme al Il loro potere. consiglio è quello di recarsi in centri specializzati dove fanno i tatuaggi.